Benvenuta ad Energy Women Podcast. Io sono la dottoressa Martina Pellegrini, nutrizionista, holistic lifestyle designer ed esperta nel dimagrimento definitivo femminile. La mia missione è aiutare le donne a realizzare il peso sano con gioia, nutrendo corpo, mente ed anima. Ogni settimana in questo podcast troverai ispirazioni e consigli per il tuo percorso di dimagrimento, salute e crescita personale. Preparati a diventare la vera protagonista del tuo progetto di benessere. Eccoci ad un nuovo episodio di Energy Women Podcast. Ti do il mio più caro benvenuto. Oggi entriamo veramente nel vivo degli argomenti sulla spiritualità femminile. Oggi infatti in questo episodio, che mi è molto caro, ti parlo di quello che è l'archetipo della donna selvaggia per raggiungere i tuoi obiettivi di benessere psicofisico ed evolvere come persona, come donna, in armonia con il tuo ambiente e con le persone che ti circondano. Di cosa ti parlo in questo episodio? In questo episodio ti parlerò di cosa significa donna selvaggia e perché è importante e di come influisce sulle donne questa natura selvaggia. Poi ti parlerò di quali sono le caratteristiche di una donna che ha perso la sua natura selvaggia e com'è invece la vita di una donna connessa alla natura selvaggia. E poi infine scopriremo anche come si fa a recuperare questo contatto. Faccio prima un piccolo disclaimer, cioè che io non sono una psicologa e non sono neanche una psicoterapeuta. Sono laureata in dietistica, in scienze della nutrizione umana e attualmente sto frequentando un corso di counseling relazionale che integra la filosofia, la psicologia e la spiritualità dell'Occidente e dell'Oriente. Ciò quindi di cui parlo in questo podcast è frutto del mio studio, della mia esperienza e del mio percorso personale e professionale a contatto con maestri e maestre che conducono una vita che ho ritenuto essere coerente con ciò che erano gli insegnamenti da loro offerti. Quindi il mio fine in tutto questo è offrire a te che mi ascolti delle nuove prospettive e punti di vista che possano accompagnarti ad una maggiore consapevolezza di te stessa e la realizzazione del tuo vero sé più autentico. Quindi, fatta questa premessa, possiamo cominciare con serenità. Quindi, come mai parlo della donna selvaggia? Parlo della donna selvaggia, adesso capiremo meglio ovviamente cos'è, ma prima mi piace dare una piccola introduzione che parte un po' dalla mia esperienza ed è questa. Io fin da un po' bambina, ma anche poi nell'adolescenza, mi sono sempre un po' sentita un po' sbagliata, un po' inadeguata rispetto a ciò che il mondo esterno a un certo punto di vista si aspettava da me, non tutto e non tutti ovviamente, perché comunque per esempio nella mia famiglia non è che sono state mai riversate su di me particolari aspettative, ma diciamo più aspettative di vario genere, ecco, che poi hanno un po' minato a quello che era la rivelazione di quello che io sono realmente, di quello che ero realmente. E questo sentirmi, questa tristezza per il fatto di sentirmi appunto inadeguata e sbagliata, me la sono portata per tanto tempo, pensando sempre di non essere abbastanza. Il contatto poi con la donna selvaggia è stato per me una meravigliosa realizzazione, perché quando mi sono avvicinata a questo archetipo, e ora capiremo meglio cos'è un archetipo, ho finalmente mosso i primi passi mediati da una comprensione intellettuale del fatto che in me non c'era niente in realtà di sbagliato, ma che c'era una natura profonda che era ostacolata, che voleva solo venire fuori. Quindi in una dinamica in cui, in un approccio in cui io mi avvicino al parlare alle donne, ed essere accanto a loro in un percorso di benessere psicofisico e spirituale, penso che non si possa tralasciare anche l'aspetto dell'accettazione. E l'accettazione parte dall'assunto che non c'è niente di sbagliato in noi stesse
E dal capire chi siamo, che cosa muove noi dal profondo, oltre ogni schema ed oltre ogni condizionamento culturale. Quindi da qui parte il mio viaggio, è partito il mio viaggio con la donna selvaggia e che adesso ho sentito dentro di me il bisogno di portarla anche alla tua conoscenza e che possa più che altro esserti di nuovo svelata. Per capire meglio quindi di cosa sto parlando, dobbiamo innanzitutto capire che cosa significa donna selvaggia e cosa vuol dire archetipo. Innanzitutto, appunto, chiariamo sui termini, archetipo significa prototipo, quindi archetipo è un modello sottile che trascende la personalità individuale e vive in essa, collegando le nostre menti personali alla mente collettiva, cioè è un modello a cui si ispirano o sono riconducibili fatti o fenomeni che si verificano in seguito a distanza di tempo. Questa definizione, per farti un esempio di un archetipo, per capirlo subito, un archetipo per esempio è la grande madre, l'archetipo della madre, la madre come appunto figura materna che si prende cura, che offre protezione e soprattutto accudimento ai suoi piccoli, è un archetipo che è presente fin dai tempi antichi dalla nascita dell'umanità. Infatti, è simbolo anche della fertilità, la grande madre, spesso raffigurata in antiche rappresentazioni dell'età antica, in cui c'era il corpo della donna molto formoso, proprio simbolo di fertilità, e quello è il simbolo proprio di grande connessione con la madre. Questo è un archetipo che è appunto un modello, un prototipo che vive nel nostro inconscio e che in qualche modo appunto fa parte del modo, della modalità con cui ci possiamo rapportare, ci rapportiamo al mondo. Di archetipi ne ha parlato tantissimo e per primo Jung, che era un seguace di Freud, appunto nell'ambito della psicologia occidentale, anche se poi di questi archetipi se ne parla tantissimo anche nella psicologia orientale, per esempio nella psicologia dello yoga. Dunque, cos'è la donna selvaggia? La donna selvaggia è un archetipo, è una forza psichica potente, istintuale e creatrice. È anche una lupa feroce e al contempo materna, ma che oggi è soffocata dalle paure, dalle insicurezze e dagli stereotipi. Tutti quei dovrei essere così, dovrei fare cosà, il mio corpo dovrebbe essere in quel modo, eccetera, eccetera. Quello che un po' ti dicevo all'inizio di questo episodio. Dunque, di questo archetipo della donna selvaggia ho sentito parlare e leggere, diciamo, la dottoressa Clarissa Pinkola Estés, che è un'autrice di un meraviglioso libro che si chiama Donne che corrono con i lupi, in cui proprio approfondisce questi aspetti. E lei che cosa ha fatto? Lei è anche oltre ad essere una psicoanalista, era anche un'etologa che ha studiato i lupi sani, proprio i lupi, gli animali e le donne sane, e ha notato delle similitudini tra questi esseri viventi, cioè si è accorta che i lupi sani e le donne sane sono caratterizzati da delle caratteristiche appunto psichiche simili, che sono la sensibilità, lo spirito giocoso, la devozione, sono anche forti e resistenti, sono intuitive, premurose nei confronti dei figli, dei cuccioli e dei compagni del gruppo e si adattano alle circostanze che sono sempre in mutamento e sono anche coraggiose. Quindi sulla base di questo è nato diciamo il nome che lei ha dato a questa forza, appunto di donna selvaggia, osservando proprio donne e lupi. Quindi
Quindi donna selvaggia significa questo, ma selvaggia oggi gli viene data un po' un'accezione negativa, ma in realtà non è selvaggia, dire donna selvaggia è un sinonimo di incontrollata. Selvaggio significa vivere una vita naturale in cui la creatura ha la sua integrità innata e confini sani ed autenticità. Ecco, su questo ci potremmo soffermare un bel po'. Quindi potrei chiederti in che misura tu senti che i tuoi confini sono definiti e sani? In che misura pensi che la tua vita ora sia una vita autentica, una vita in cui tu ti possa esprimere realmente per come sei davvero? Queste sono domande che io mi sono fatta e con le quali mi sono incontrata e scontrata quando mi sono approcciata proprio a questa definizione di donna selvaggia. Una donna sana, una donna connessa alla sua natura istintuale e selvaggia, è una donna che appare forte nel corpo, piena di energia, di grande forza vitale, capace di dare la vita, fertile, pronta a difendere il territorio, anche inventiva, creativa, leale e un po' errante. Gli altri nomi, perché viene chiamata così come donna selvaggia secondo questo approccio, ma diciamo in psicologia classica è il sé profondo, in biologia è la natura fondamentale e nella spiritualità è l'anima. Quindi, come la vogliamo chiamare, sempre di quella si sta parlando. Come influisce sulle donne questa donna selvaggia, questa natura selvaggia, e perché è così importante? E da quelle che sono le caratteristiche di questa forza che è così importante, lo puoi capire subito. Perché? Perché la donna selvaggia, una connessione con questa donna selvaggia è quel qualcosa che, quella forza che ci regala una visione non semplicemente con gli occhi che abbiamo nel centro del volto, ma regala proprio una visione con gli occhi dell'intuito. Fa sentire che si è nel proprio territorio e al sicuro. Fa sentire orgoglio e sicurezza nel proprio corpo, indipendentemente dai suoi doni e dai suoi limiti. Ci fa parlare ed agire per il proprio conto, ci fa essere consapevoli, vigili, e ci fa sentire fiducia nel nostro intuito e nelle nostre percezioni, ci fa riprendere e essere connesse con i nostri cicli, i nostri tempi e scoprire a cosa apparteniamo e a cosa deve essere lasciato con dignità. Quindi, prova anche a riascoltare tutti questi aspetti che regala nella vita una connessione con la donna selvaggia, e per me è stato meraviglioso tutto questo, perché quando cominci a pensare come sarebbe la mia vita se io avessi tutte queste qualità, che cosa sarebbe diverso da oggi? Come influenzerebbe questo in me? Che impatto avrebbe? Questo non vuol dire andare poi in depressione, magari, o comunque se non in depressione, buttarsi giù per come si è ora perché magari si allontani, ma significa proprio solo rendersi conto, anche qui con consapevolezza, di quanto poi si è distanti in realtà da quel sé. Perché vivere una vita autentica, a mio modo di vedere, è una vita in cui si è connessi al linguaggio proprio interiore, il linguaggio del sé, il linguaggio dell'anima, il linguaggio della natura fondamentale, come lo si vuol chiamare, che è un po' quel qualcosa che permea tutto ciò che è nella vita, tutto ciò che viviamo quotidianamente, quindi le relazioni, il lavoro, le nostre passioni e anche la quotidianità con le sue difficoltà e i suoi doni, assolutamente. E doni che poi possono essere doni anche che apparentemente appaiono negativi, ma poi sono evolutivi, si scopre. Quindi questo è un qualcosa già su cui ci si potrebbe soffermare per capire appunto in base a che distanza c'è dal modo in cui si presenta la donna selvaggia nella nostra vita, quanta distanza abbiamo in questo momento. E una volta
presa coscienza di questa, anche lì aprire una possibilità di farci delle domande su questo, di esplorarci meglio. Attenzione qui alle emozioni, se dovesse arrivare del senso di colpa, della tristezza, ok, va osservata, va magari scriverla appuntata da una parte, va bene, perché vuol dire anche lì, se qualunque emozione nasca, c'è comunque un messaggio che ci porta, e la nostra, noi dobbiamo imparare, e io lo sto facendo da tempo perché comunque è un percorso continuo, imparare a osservare i movimenti emotivi e le sensazioni che abbiamo, osservandole senza identificarci in esse. Quindi se per qualunque emozione arrivi da questa la risposta a questa domanda, osserviamola così com'è, non diamoci un'etichetta, non diciamo che è sbagliato, è giusto, è normale, non è normale, è così com'è, e possiamo utilizzarla da sole o con l'aiuto di qualcuno, di un professionista, a capirci e comprenderci meglio. Com'è la vita di una donna che ha perso la connessione con la natura selvaggia? Ecco, qui ci sono diverse, caratteristiche che sono state proprio riportate, come dice l'autrice del libro Donne che corrono coi lupi, da donne che appunto si erano rivolte a lei, che avevano proprio perso questa natura. Quindi sono frasi, sono parole molto comuni. Quindi per esempio il sentirsi aride, affaticate, fragili, depresse, confuse, appiattite, esitanti, deboli, senza ispirazione, senza vivacità, cronicamente nel dubbio, incapaci di determinazione e di costanza, bloccate nel corpo e nelle azioni. Quindi pensa a tutti quei blocchi del metabolismo, blocco del dimagrimento, l'essere incostanti nel prendere nuove iniziative, eccetera eccetera, sofferenti per vivere al di fuori dei propri cicli, incapaci di darsi un ritmo o porsi dei limiti, la paura di non farcela, di fallire, la paura di affrontare il nuovo, mal di stomaco, acidità, pesantezza, letargia. Queste sono alcune delle situazioni che una donna che ha perso questa connessione si ritrova a sperimentare nella propria vita. Quindi a maggior ragione anche qui l'importanza di un lavoro fatto su tutti i piani, perché se c'è questo sentire, non basta andare a lavorare sull'alimentazione, bisogna lavorare anche su altri piani, perché qui c'è proprio bisogno di un ricontattare quel proprio sé e quel capire che noi non siamo ciò che pensiamo, ciò che facciamo e ciò che proviamo. E invece come è la vita di una donna connessa alla sua natura selvaggia? Quindi quello che io poi vedo nelle donne anche quando lavoriamo insieme, che cosa accade a una donna quando si connette alla natura selvaggia in questo percorso? Beh, qui succede un po' come abbiamo detto prima, su come influisce questa natura, la vita creativa fiorisce, il corpo comincia a essere sentito più leggero, vibrante, vitale, energico, le relazioni acquistano significato, profondità e salute. Si ristabiliscono anche i cicli della sessualità, della creatività, del lavoro e del gioco. Non sono più le donne connesse a questa natura un territorio di caccia da depredare, sono autorizzate dalle leggi della natura a crescere, a prosperare. La stanchezza a fine giornata verrà da un lavoro e da sforzi soddisfacenti, quindi vuol dire andare a dormire stanche ma soddisfatte. Istintivamente questa donna sa quando le cose devono morire e sa quando devono allontanarsi e sa come allontanarsi e come restare. È certamente un processo e un rifiorire che io sto vedendo e ho visto da quando ho iniziato a lavorare su questi temi, e che vedo continuamente nella mia vita su vari ambiti, e che vedo poi nelle donne anche che aiuto, perché io sono la prima che ho fatto questo lavoro su di me e in qualche modo cerco proprio di accompagnare
le donne a fare questo stesso percorso che passa semplicemente dal rimettersi in ascolto e in connessione con se stesse e sapere, capire, arrivare alle proprie soluzioni, qualunque esse siano. E come si recupera poi alla fine questo contatto con la natura selvaggia? Allora, il modo migliore, diciamo, che l'autrice poi di questo libro e di tanti altri che ha parlato di questi argomenti per farlo è un linguaggio che è utilizzatissimo fino alle notti dei tempi per il suo altissimo valore. Di capacità di far arrivare e realizzare dei concetti, che è quello delle storie. Cioè, per esempio, la mitologia, le fiabe, se ci pensiamo, fiabe e favole sono tutte dei linguaggi che sono mediatori di simboli. La stessa Divina Commedia non è semplicemente una cosetta scritta un po' così, cioè, se sicuramente l'hai studiata a scuola, ti ricorderai come ogni frase ci si fermava a 20 minuti perché lì c'erano significati incredibili. Quindi, allo stesso modo, tramite l'arte letteraria, i racconti di storie, miti, leggende, si possono veicolare dei concetti, dei simboli che arrivano alla nostra interiorità molto, molto meglio, molto più profondamente e molto più d'impatto rispetto al semplicemente parlare di questi concetti. Poi se ne parla dei concetti, ovviamente, ma il linguaggio delle storie arriva molto, molto bene. Infatti, con le storie, quindi i racconti, le leggende, eccetera, queste sollecitano delle domande e quindi con il tempo noi troviamo quel mito o fiaba guida che contiene le istruzioni di cui una donna ha bisogno per il suo sviluppo in quel momento nella sua vita. E per questo basta ascoltare. Perché? Perché una favola, una storia genera eccitamento, tristezza, paura, timore, gioia, genera anche domande e conoscenze che riportano sempre di più in superficie proprio la donna selvaggia. Ecco, mi rendo conto di aver parlato di argomenti molto profondi e che risvegliano delle domande e dei nuovi scenari aperti sugli orizzonti della nostra interiorità, che è veramente infinita. Quindi ti chiedo cosa evocano in te questi termini, e sulla base delle caratteristiche di cui ti ho parlato e che connettono la donna alla natura selvaggia, tu come ti senti in questo momento della tua vita rispetto un po' a questa forza istintuale? Ti invito a raccontarmelo in un commento, ti lascio il link qui sotto che ti porterà al relativo video su YouTube di questo episodio dove potrai lasciarmi il tuo commento e raccontarmi un po' quella che è la tua esperienza e come ti è sembrato questo episodio e anche se vuoi portare ovviamente una tua esperienza, un tuo parere. Io ti mando un grande abbraccio e ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao!